Buona vita a tutti, buona vita a tutti, caro italiano, ma a volte veramente mi viene a dire che siete peggio dei bambini. Ci avete meteorismo, ci avete aria nello stomaco, non sapete che cosa fare. Vedi questa qua? Lo vedi? Cerchiamo di mettere un po'. Io non sono troppo super attrezzato. Faccio questa cosa qua per passione, capito? Non mi paga nessuno, neanche tu un caffè. Ecco, quella là si usa per tirar fuori l'aria dallo stomaco. Ti faccio vedere come, così. Non lo so, dopo guardo come. Ti metti con la pancia e la 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 la. E giochi così, capito? Facendo la pressione, butti fuori l'aria, spero che mi vedi. Un po' esce. Ti puoi anche giocare. Non si rompe con me, che ho più di 100 kg. Scusa. Questo è un metodo, lo vedi? Questo è un metodo per tirare fuori l'aria. Un altro metodo per tirare fuori l'aria. Ce l'avevo io qua, no? Non c'è. Prendo due cacchi, l'ho messo. Vabbè, è un altro metodo. Vediamo adesso come fare per... con questo supporto qua. Sta pure storto, mi sembra, no? Perché qua c'ho dei libri, ho dei libri dappertutto, leggo e nessuno mi paga perché leggo. Voi pagate soltanto quelli che vi fanno vedere il sedere. Vi farò vedere anche io il sedere, vediamo se vi piace. Allora, si chiama pentagono, ma a parte il fatto che c'è già un film, vedi? Cominci da qua, tieni le dita così. Qua è il collo, no? Il collo. Mazzo grosso, dai. E cominci 1, 2, 3, 4, c'hai 5 punti da masseggiare, capito? Dopo qua sotto, perché fa l'angolo, no? Qua e poi qua in mezzo, perché qua fa la curva, la concava, e qua 120 volte fai giri, senso orario, antiorario, importante è masseggiare. Dopo, qua, nell'angolo, guarda anche tu sull'anatomia come si fa, no? Come è fatto il tuo intestino grosso, no? Qua, e dopo qua giù, qua, da qualche parte. Ok, questo è un metodo. Un altro metodo, ti metti sul letto, pancia su, e tieni pressato. E respiri normale, ma tu tieni pressione, vedrai che dopo pian pianino la muscolatura si lascia, allora spingi un po' di più, capito? E spingi, ma poi stai a farlo anche in piedi, dopo vai un po' più su, così come va il tragitto del colon, è uguale, e poi qua, e segui la linea. Un altro metodo è qua, vedi, in questo punto ti metti. Però se sei mancino cominci con sinistra, se sei destrino cominci con la destra. Diciamo, ti metti qua, se no mi prendi una penna, so che ti devo dare, non so neanche la penna, che prendi la chiave della macchina, che tu ce l'hai la macchina. Allora io ho una penna che devo scrivere. E prendi la penna, però non con questa che ti fa male, con questa. La faccio vedere su questa per vedere. Metti qua e cominci, senso orario. 40, capito? Questo stimola il versamento del pancreas sulla sinistra, se sei mancino è sulla destra, ma se sei destrino cominci con la destra, la destra da voi si vedrà la rovescia, cominci, scusate ma vieni, tutti ci abbiamo l'aria, soltanto che voi arrivate al massimo che esplodete. Che bello, no? Così fai 40 da una mano, 40 dall'altra, ti fermi un paio di minuti, fai di nuovo e vedrai la pancia come, e devi tirare la cinta come i bambini piccoli, solo che voi non li pagate, questo è ingiusto, capito?
voi vorrete le pulverine, le tablette, le pillole, inguaiate, non sapete che cacchio c'è dentro. Mentre questa lo sai che cosa è, se ti fa male ti fermi, ma la pillola inguaiata che dentro c'ha dei principi attivi che ti fa male, dei chimicali, capito? Tu dopo non lo puoi più tornare fuori, te l'hai preso a quel paese, capito? A quel posto, e dopo devi comprare un'altra pillola per guarire gli effetti di quella di prima, che dopo devi comprare altre due o tre pillole per guarire gli effetti della seconda. Bel business. O uno per un consiglio non lo pagate. Io sto a studiare giorno e notte, cacchio. E tu tirchio, neanche un caffè non mi mandi, neanche un like non mi metti, e io ti devo aiutare, lo sai, tanti che vengono da me li bastono, perché, ma come, sei un ciarlatano, chiedi soldi. Ma scusa, se io ti guarivo gratis anche di cancro con i miei consigli, con le mie conoscenze, no? Sarei stato un angelo. Se tu hai detto dammi anche me un caffè, devo vivere anche io, anche chi studia deve vivere, non soltanto chi dà con il badile, no? Come te, eh sì, capito? O che dice sì capo nell'ufficio, no, anche chi studia, e ci sono persone che piacciono studiare, anche quella deve vivere, deve fargli un pezzettino del tuo guadagno anche a lui, visto che c'è un vantaggio. No, sei un ciarlatano. Sei un ciarlatano, allora vai in farmacia, forse quelli non sono ciarlatani. Da quanto tempo vai tu in farmacia e non hai mai risolto i tuoi problemi? Ti hanno tolto un po' di dolore, bella fregatura, la morfina, cavolo, ma non sei guarito, non sei guarito. Questa è la differenza, capito? Che uno come me non può essere ciarlatano, non si lo può permettere, e non ha nessuno dietro se non Dio e le sue conoscenze. Mentre quelle della farmacia, se ti ha portato anche a morire, puoi denunciarli? No, capito? Pensaci un po', ma non puoi pensare. Vabbè, comunque occupati del tuo meteorismo, prendi un che ti devo dire, un sasso, cacchio, prendi, no? Ecco, questo di Himalaya, prendi una versa, lo prendi, no? Una versa, lo prendi e lo giri, vabbè, mi viene il sale qua, una versa che è dura, una patata grande, e ti lo giri sullo stomaco, senza movimento, come cacchio parte la peristaltica e si svuota. Ma queste cose a me non mi devi credere, li devi fare per provare, per credere, capito? Ma anche semplice così, massaggio così, massaggio così, però un po' più pressato, no? Anche così. Prendi il pugno con tutti e due i pugni, una passeggiata, anche darti dei pugni, capito? Oh, questa è bella. No, devo bere Coca-Cola per ruttare, ha fatto il ruttino. Anche questo. Era per dimostrarti come ti puoi salvare senza medicine stronzate. Ciao ciao.